sei per Dua Lipa. Vabbè, questo ne sa, questo mi prende sempre nei miei punti deboli e comunque voglio fare un appello. TikTok non lo sto usando praticamente più perché TikTok, il feed, l'algoritmo aveva capito la mia passione per Dua Lipa, io andavo sopra e mi usciva solo Dua Lipa. Prendo Instagram, mi metto a swappare tra swipare tra i reels o me ne sono guardato uno per intero di Dua Lipa, quelle sue solite mignotte dei concerti. Ma io adesso ogni volta che vado in coppia per reel sta solo che po 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 e non si può, e non si può, cioè chi si devono proprio accirere questi algoritmi. Tutto pronto, Colombia. Inviamo. E 1, 2, 3. Badabom. Juan Quadrado. Boom. E u. Beh, signori, questo c'ha un polsino della Colombia. Non so se ci rendiamo conto, dello stile di questo ragazzo. Prego. No, non ha il polsino. Non ha il polsino, scarpe un po' anonime, oserei dire, calzettone generico, maglia generica, male. Solo un bel capello, ma direi molto male questo quadrato a livello di stile. Lo proveremo sia terzino che centrocampista. Eccolo qui, Juan Quadrado. Allora, di sicuro questo qui, ma lo sapevamo, non ha la progressione dei vari Kyle Walker, Lengti, eccetera, eccetera. Però subito qui bello, sul pallone, aggressivo, poi vedete la comodità dello skillare e di perdere palla. Sicuramente molto tecnico, eh. Il solito quadrato da quel punto di vista. In realtà la velocità sembra pure mezza decente. Beh, bravo anche qui a mettersi sul pallone. Beh, vedi come L2R2 come si attacchicchia all'uomo. Attenzione, si propone proprio lui, Quadrado. Grossa giocata nello stretto. Sì, molto tecnico. Grosso penalty guadagnato chiaramente da Quadrado che dice toglietevi tutti dai coglioni, sono io il vostro rigorista, ci penso io. Dall'alto del suo 70 di penalty. Toh! Ecco, figurati se il campione. No, io comunque si attacca bene all'uomo stu Quadrado, eh. Eccolo qua. Qua. Ma buona, nel manco. È manco lento, dai. Molto agile. Eccolo qua. Bravo. Bravo, ancora ci mette una pezza. Ma caspita. Oh. Vola con controller, tu! Madò! Aiù, è assai meglio con controller! Dai, bravissimo! Ma smettila, non si fotte con quadrato! Vedi come intercetta sto quadrato? Vedi come aggredisce quel quadrato. Guarda, guarda com'è aggressivo chi lo quadrato. Guardalo, guardalo che velocità che piglia. Guarda com'è andato a rubare questa palla, Juan Quadrado. E se ne va in velocità. Dice, mister, ci penso io, me li scarto tutti. Boom! Niente.
Bravo quadrato, sempre sulla linea di passaggio. Vedi come recupera. Guarda, guarda come aggredisce Kilu quadrato, eh. Quindi, recap di questo quadrato che abbiamo provato grazie a Francone. Credo che me lo sbloccherò anche sul mio account per vari motivi. Innanzitutto è un giocatore molto versatile. Come potete vedere, può essere schierato in una formazione di partenza come TD e DAD, ovviamente anche ADA. Come si comporta in game? Ovviamente non è un giocatore lengthy. L'abbiamo provato sia con Explosive che con Controlled. Lui di base è Explosive. Se gli si applica Architetto diventa Controlled. Onesto, è sembrato correre un po' di più con Controlled, quindi vi consiglio di mettergli Architetto. Su entrambe le console ovviamente è stato testato questo giocatore. Estremamente tecnico, palla al piede, parliamo di uno che ha 96 di agilità, 93 di dribbling. Quindi una tecnica eccezionale, si skilla molto bene con questo giocatore, ha un ottimo sprint boost, in allungo bene, ma ho visto giocatori più forti onestamente in allungo, soprattutto i lengthy, cioè tipo lui paragonato a Walker o a Hernandez, non è che ci potete fare quelle corse dritto per dritto sulla fascia saltando tutti, le potete fare ma non va via così. Però con questo avete molta più libertà in fase di impostazione perché se la cava molto bene anche con i passaggi. Il piede debole non ha pesato particolarmente in game. E come si comporta? La cosa che più mi preoccupava era il suo atteggiamento in fase difensiva perché abbiamo visto gli anni scorsi che Quadrato, soprattutto inizio gioco, tendeva a prendere sì delle special card, ma che non avevano tutta questa fase difensiva. I ruoli dove lo abbiamo provato sono stati terzino, molto bene, aggressivo, qualche intervento difensivo dato probabilmente dall'aggressività che è in game, che work rate ha questo, alto normale, ok. Una buona lettura difensiva per un terzino, le intercettazioni un po' a me, però qualche intervento lo fa. L'ho provato anche esterno destro, devo dire bene, ma mi piace molto di più un Leao ad esempio, perché sia sulla 4 che sulla 5 ci vuole gente che va via in velocità. Allora, o metti un Vinicius che palla al piede è più veloce di un Quadrado, oppure metti un Leao, tiri dritto per dritto, ci mette il fisico. Quindi non mi è piaciuto più di tanto esterno destro. I ruoli in cui mi è piaciuto di più sono appunto il terzino e davanti alla difesa CDC, perché anche lì era molto presente, faceva un bel po' di interventi e poi finalmente un CDC, un giocatore con cui una volta recuperata palla non devi stare col terrore di incartarti coi piedi, di non poterti girare, come succede ad esempio con un Phillips, con un Zaccaria. Non difende bene come quelli, ma se la cava e in più è molto più tecnico. Quindi, se ve lo volete sbloccare, ad esempio, avete Perisic sulla destra e lo spostate a centrocampo, queste cose qua. Se non gli volete far fare il terzino, sbloccatelo perché è vero che costa 200.000 crediti. Sì, ovviamente anche CC va bene. Eviterei COC o COD. I ruoli prettamente offensivi eviterei tutti i ruoli, CC nel rombo, CDC, CC, CC nel 4-2-3-1 e così via. Assolutamente sì. Si è comportato in ugual modo su entrambe le console, molto bene, per me li vale i 200.000 crediti. Ve lo consiglio se vi piacciono i terzini tecnici oppure se siete alla ricerca di un centrocampista che vi faccia la doppia fase tecnico, però attenzione, senza strafare in fase difensiva. Come voto gli do su entrambe le console un bel 8 meno.
Sapete che a me piacciono molto i terzini tecnici e lui è uno dei primi di questo gioco. Detto ciò, io vi ringrazio per aver visto questo video, fatemi sapere nei commenti qual è il prossimo play, di cui volete vedere review, state buoni, alla prossima!